Con la presentazione ufficiale dell'Equity Crowdfunding sul portale online Next Equity, la startup dell'incubatore J-Cube, BioErg, cerca finanziatori collettivi per raggiungere il più ambizioso degli obiettivi, perché ha un'idea: farla diventare un'impresa redditizia. BioErg è un'idea innovativa di due giovani talenti, la biologa Giulia Cinti e la dottoressa in economia d'impresa Alessandra Micozzi, due giovani formate all'Università Politecnica delle Marche, con all'attivo diverse esperienze di ricerca e docenza, che hanno unito le rispettive competenze e nella sede di J-Cube, di fronte ad una platea di potenziali finanziatori, hanno lanciato la sfida. L'idea nasce intorno al destrano, molecola naturale ottenuta per via fermentativa, oggi utilizzata principalmente nell'industria farmaceutica, dato l'elevato prezzo di mercato. L'innovazione, pronta a sbarcare sul mercato mondiale, sta nella nuova applicazione brevettata da queste due professioniste, che consente di abbassare in maniera notevole il costo di produzione e quindi di lanciare lo stesso prodotto ad un prezzo molto più competitivo. Il destrano è un idrocolloide che esisteva già, quindi è una molecola esistente. Quello che BioErg ha fatto è isolare un microorganismo per produrre il destrano e ottimizzare il processo di produzione vero e proprio. Quindi questo ci ha permesso di abbassare i costi di produzione e di aprire nuovi mercati in cui il destrano può essere utilizzato. Come potete farlo? Che cosa vi manca a questo punto? Possiamo farlo perché abbiamo ottimizzato per l'appunto il metodo, perché abbiamo il microorganismo. Per il momento possiamo farlo solo a piccole quantità perché abbiamo a disposizione un laboratorio che non è del tutto adatto, ma è appunto su scala piccola. Quello che ci manca è poter utilizzare un laboratorio correttamente attrezzato, quindi con la strumentazione giusta, per poter dimostrare a tutti quanti che effettivamente il processo non funziona solo su piccola scala ma anche su grande scala. Quando potreste essere pronte per partire, sperando che arrivino tanti sostenitori finanziatori? Diciamo che la tempistica, in funzione dei 4 mesi che abbiamo per la possibilità di reperire i fondi, ci permetterebbe di aprire un laboratorio entro la fine dell'anno, proprio direttamente operativo, e quindi poter attrezzare questo laboratorio per l'appunto e dimostrare entro la fine del 2015 che siamo in grado di produrre questo destrano a basso costo e in grandi quantità. È un sogno che si realizza? Sì, diciamo che sono almeno 3 anni che aspettiamo di poter realizzare questo progetto e poter dimostrare che effettivamente il nostro progetto funziona e il destrano lo riusciamo a produrre veramente. BioErg opererà nel mercato degli idrocolloidi, che si prevede raggiungerà nel 2018 la cifra di circa 7 miliardi di dollari, un mercato globale che sta diventando sempre più competitivo e dove l'innovazione capace di dare valore aggiunto ai prodotti rappresenta il fattore strategico. Il punto di vista economico-finanziario, di sostenibilità del progetto, per capire quanto questa scoperta, ottenuta in laboratorio, possa diventare un'idea imprenditoriale, è stato presentato ed illustrato dalla dottoressa Alessandra Micozzi, cofondatrice di BioErg. All'università mi occupo proprio di economia dell'impresa e di business plan, quindi quello che abbiamo fatto è stato immediatamente iniziare ad acquistare dei dati macroeconomici per renderci conto dei mercati e di come appunto stavano andando. Il secondo step è stato quello di capire quali erano le applicazioni più promettenti e immediatamente testarle. Quindi abbiamo stretto delle collaborazioni con delle università per innanzitutto far testare le varie applicazioni e quindi da qui sono usciti proprio delle pubblicazioni scientifiche, per esempio sul miglioramento della texture nei prodotti per celiaci utilizzando il destrano al posto di un altro idrocolloide. E poi abbiamo fatto delle analisi di mercato proprio sul campo, quindi andando a intervistare gli operatori per capire quale poteva essere la loro volontà, la loro sensibilità nel migliorare il prodotto e quindi nel darci la possibilità di sperimentarlo. Quali sono i campi di applicazione? I campi di applicazione sono innumerevoli. Il primo è appunto nell'industria alimentare, quindi come vi ho detto nel campo dei prodotti da forno per i celiaci, perché imita la texture del glutine e quindi migliora proprio le performance dei prodotti da forno. Nell'industria casearia, perché siamo in grado, utilizzando un sottoprodotto della lavorazione della ricotta, cioè la scotta fermentata, di produrre un formaggio low fat e low salt. Nel mercato per esempio dei gelati, perché il destrano aiuta a mantenere il gusto del gelato, aiutando ad evitare la microcristallizzazione degli zuccheri, quindi anche in questo caso
potrebbe essere utilizzato come addensante, come abbiamo visto appunto dal nostro chef Enrico che ci ha preparato delle ricette con il destrano, nell'industria cosmetica perché è un vettore per poter appunto migliorare le performance delle creme, nei cibi funzionali perché incapsula i principi attivi e li rende biodisponibili all'organismo e soprattutto nel trattamento delle acque reflue, che è la nostra applicazione più promettente perché lì i numeri sono abbastanza elevati e la problematica è abbastanza sentita anche a livello europeo, perché cattura i cationi dei metalli, li fa precipitare depurando in questo modo l'acqua. E allora via alla ricerca dei finanziatori sul web attraverso lo strumento del crowdfunding. Siamo molto fiduciose in questa, sia nella professionalità di Next Equity. Abbiamo rivisto e rivisto il business plan, ridefinito tutte le fasi. Siamo veramente pronte per partire perché abbiamo già chiesto i preventivi a tutte le aziende che ci devono mettere a disposizione i macchinari, eccetera. Abbiamo già stretto un rapporto di collaborazione con diverse imprese che hanno già provato il nostro prodotto, quindi siamo molto fiduciose, speranzose e affinché questo sogno appunto si realizzi. Quest'anno se ne sono realizzati tanti, quindi speriamo anche questo. La caccia di capitali per crescere ed aggredire il mercato avviene attraverso la piattaforma online sviluppata dalla società Next Equity Crowdfunding Marche, altra realtà fortemente innovativa di eccellenza con sede a Civitanova Marche, prima società delle Marche e la quinta in Italia ad essere autorizzata per l'esercizio del crowdfunding. Una pratica di microfinanziamento dal basso che si è diffusa grazie al web e che Michela Centioni, amministratrice unica di Next Equity Crowdfunding Marche, ci spiega meglio. Next Equity è una piattaforma di equity crowdfunding autorizzata dalla Consob. Siamo la prima e unica piattaforma delle Marche autorizzata e siamo stati quinti in Italia ad essere appunto stati autorizzati Consob. L'equity crowdfunding è una nuova forma di raccolta di capitali attraverso il web, dove chi versa denaro lo fa per diventare socio di start-up innovative e poi dal 25 di gennaio con l'Investment Compact è stata data la possibilità anche alle PMI innovative. Quindi riteniamo che questo possa essere uno strumento, un ulteriore strumento a supporto del territorio per valorizzare idee in cerca di finanziatori, ma anche potrebbe essere una buona occasione per investitori che hanno delle possibilità e vogliono diversificare i loro investimenti investendo in nuove realtà che potrebbero sì essere rischiose, ma poi se andranno bene daranno più risultati perché prese all'inizio, quando ancora l'azienda deve ancora lanciarsi nel mercato. Qual è l'obiettivo di finanziamento per questa startup? Tramite il crowdfunding chiederanno al mercato 453.000 euro circa a fronte di un equity del 44%. L'operazione durerà 4 mesi e poi vediamo cosa succederà. È un esperimento nuovo, quindi. L'innovazione di BioErg ha da subito riscosso molto interesse. Nel 2012 la società è tra i vincitori della Business Plan Competition eCapital. Nel 2014 ha depositato la domanda di brevetto internazionale, ricevendo dall'Ufficio Brevetti Europeo un rapporto positivo per novità, carattere inventivo ed industrialità. Al lancio del finanziamento collettivo della startup è intervenuto anche il numero uno di Confindustria Marche, Nando Ottavi. Io credo che la nostra regione è una regione che è cresciuta negli ultimi anni tantissimo, negli ultimi 30-40 anni, si è trasformata in una vera regione manifatturiera che oggi in questa crisi di trasformazione ha bisogno di idee nuove, ha bisogno di coinvolgimento delle istituzioni, delle università e anche delle imprese. Perciò noi abbiamo bisogno di trovare quella strada che ci porta alla ricerca, all'innovazione, a quell'innovazione che ci può confrontare in tutto il mondo. Noi siamo oggi delle imprese molto orientate sull'estero, ma non bastano perché chiediamo sempre alle istituzioni di trovare delle soluzioni per aumentare il numero delle imprese che possono esportare, ma per esportare bisogna confrontarsi con il mondo intero.
per confrontarci abbiamo bisogno di ricerca, di innovazione e coinvolgimento proprio, io credo, dei giovani con le loro idee innovative, con il loro fare girare il mondo. E per far questo però bisogna dare fiducia a questi giovani, bisogna trovargli fondi di investimenti, fondi di aiuti finanziari, ma cercare di dargli anche quella giusta fiducia o quel giusto aiuto, perché queste idee molto belle, molto innovative, qui oggi ne abbiamo una che è addirittura con un brevetto internazionale, che viene da una selezione fatta dai Capital che la Confindustria partecipa, ecco, dobbiamo dargli anche quella mentalità di impresa, di imprenditoria, che spesso e volentieri magari dopo la prima passo, diciamo, quella del progetto, necessita di una forte spinta per diventare una vera impresa che possa competere in giro per il mondo. Finanziamento collettivo, una pratica ancora forse poco nota o alla quale siamo poco abituati, però vuol dire proprio quello che diceva lei, crederci, dare sostegno, dare gambe a queste idee. Questo dobbiamo un pochettino spogliarci della nostra individualità, cercare di credere su queste idee, cercando di fare proprio questi investimenti collettivi per far sì che poi alcune di queste idee, o se non tutte, possano avere quel successo necessario. Sicuramente oggi abbiamo bisogno di progetti nuovi, abbiamo bisogno di materiali nuovi, abbiamo bisogno di tutte quelle cose che ci possa qualificare girando sia per l'Italia, per il mondo, per l'Europa. Noi non possiamo sicuramente competere con la quantità, ma dobbiamo competere con la qualità, con la nostra creatività, e questa creatività bisogna sostenerla e ci dobbiamo credere tutti. All'iniziativa non poteva mancare l'anima di J-Cube e di Eridania Sada, il presidente Massimo Maccaferri, particolarmente soddisfatto per il lavoro svolto dalle attuali start-up di J-Cube, con BioErg che ne rappresenta a pieno titolo una delle punte di diamante. Molte soddisfazioni, devo dire che questo è un ulteriore tassello del lavoro che stiamo facendo a favore delle start-up. In fondo questa è la missione dell'incubatore. Noi dobbiamo agire da appunto cinghia di trasmissione, come ho detto questa mattina, tra i neoimprenditori e il mondo della finanza, il mondo dell'industria, il mondo dei finanziatori. Abbiamo un network, una rete di contatti importante, non solo con gli altri incubatori, ma con tutte le società che si occupano di venture capital, i business angels e tutti quelli che lavorano in questo settore. Il fatto di essere i primi nelle marche insieme a Next Equity a sperimentare su una delle nostre start-up questa nuova forma di finanziamento, di raccolta di finanziamenti. Fra l'altro ci hanno spiegato questa mattina che si sta ampliando anche le piccole e medie imprese, quindi ancora più interessante, sicuramente ci fa molto piacere. Presidente, secondo lei qual è il successo di J-Cube? Merito va sicuramente alla presenza del gruppo Maccaferri, quindi di un soggetto capace economicamente di sorreggere il costo, perché è il costo di questa avventura. Un merito ai partner, il comune di Iesi naturalmente, ma soprattutto l'Università Politecnica delle Marche per comunque l'apporto scientifico e anche di ricercatori e start-up che loro hanno al loro interno. Questo è un mix favorevole in una regione che ha evidentemente una tradizione molto importante nell'industria, nel manufatturiero e nella ricerca. Credo che stiamo raccogliendo i frutti e veramente credo che J-Cube ormai faccia parte a pieno titolo di una delle più importanti realtà nel mondo dell'innovazione su questa regione. A chiudere la giornata di presentazione del progetto che segna il via alla raccolta di capitali sul portale online Next Equity, un buffet molto particolare con le sfiziose e gustosissime proposte preparate con il destrano prodotto da BioErg per alcuni piatti cucinati dallo chef stellato Enrico Recanati.